Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video YouTube. Oggi noi recensiremo due add-on. Uno che aggiunge tre bombe a tempo e altro che aggiunge un C4 esplosivo. Bene, iniziamo a provarle. Allora, le bombe a tempo sono tre, ma sembrano tutte uguali. Ma in realtà, alla loro accensione, hanno tre timer diversi. Devo prendermi della pietra rossa per accenderle. E hanno i rispettivi tempi, una di 70 secondi, l'altra di 100 e l'altra di 140. Allora, per fare un esempio, accendiamo quella di 70. Ci mette un pochetto, perciò ci vediamo dopo. Nel frattempo metto anche quella di 100 secondi e quella di 140. Così poi non le dobbiamo ogni volta vedere una alla volta. Esplodono tutte e tre. Allora, la bomba con meno tempo si trova. Mancano 30 secondi prima che esploda. La bomba di 70 secondi sta quasi per esplodere. Quella di 100 le manca ancora un minuto e quella di 140 mancano ancora 5, 1 minuto e 50 secondi. Ok, questa. Non mi aspettavo che aveva un'esplosione simile. L'ho messa troppo appiccicate. Pensavo che era un'esplosione simile alla TNT normale, invece è molto grossa come esplosione. Chissà, mi domando se le altre due bombe abbiano la stessa potenza di questa o siano superiori in base al tempo. Ok, quella di 100 secondi si sta quasi per attivare. Ok. Ah, ok, ha la stessa identica potenza. Adesso manca solo più la bomba con più tempo, ovvero quella di 140 secondi. Ci vediamo dopo. Ok, infine esplode la bomba di 140 secondi. Ok, guardiamo che cosa fa. Molto belle queste bombe perché puoi settare il tempo che vuoi. Tipo, se vuoi che esplode abbastanza in fretta, metti quella di 70 secondi. Oppure, se vuoi che esplode dopo un po' di tempo, metti quella di 140. Poi mi sono dimenticato anche di far vedere un'altra funzione con queste bombe. Dobbiamo prendere delle cesoie. E se noi per sbaglio attiviamo questa bomba, senza che non lo vogliamo, si può benissimo pure defusarla. Adesso non esploderà più, è stata interrotta il timer dell'esplosione. Infine, ragazzi, c'è la bomba al C4, che è una bomba esplosiva molto potente. Infatti, la sua esplosione è 10/15 volte la TNT normale. Fa un gran bel buco. Proviamola. Praticamente è sostituita dall'uovo di Creeper, però io l'ho rinominata in C4. E l'esplosione ci mette un po', sta laggando. E wow, una bella esplosione, ragazzi. Bene, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se per questo mettete un pollice in su. Arriviamo ai 5 like. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao e buon 2021.